Allora, abbiamo qui l'amico Giovanni Cecconi, ingegnere Cecconi. Ciao Giovanni, grazie della tua disponibilità. Senti, Ciao. vado diretto, veloce perché non voglio farla lunghissima. Allora, ancora una volta sulla Nuova Venezia e c'è un articolo che dice delle cose sul Mose, che io lo dico sul mio profilo, c'è scritto Andrea Comparato, ultimo di Pirla. Io non sono assolutamente un tecnico, non sono un laureato, non sono un ingegnere, ma mi sembra che si continua una strada di dire delle cose assolutamente non precise in pratica. Allora, il titolo, come al solito, i titoli sono eclatanti: il Mose senza collaudo in condizioni meteo estreme, e poi parla anche che loro avevano presentato un altro progetto paratoio a gravità, cosa che a me non risulta se non nelle varie cose che avevano proposte in maniera così estemporanea, tipo c'era chi proponeva i stivaloni più alti, chi di affondare le navi alle bocche del porto, eccetera, eccetera. A te la Sì, parola. allora, progetti seri non sono mai stati portati a confronto con quelli del MOSE. Infatti, nel 2006 il governo Prodi, per porre fine a una polemica con il sindaco Cacciari, invita il sindaco a Roma e a una commissione nazionale con i maggiori esperti in cui si confrontano tutte le soluzioni, comprese quelle di Ditella e di Bielmo. Durante questo consesso si discute, ci sono professori dal PAUS da un lato e professor Seminara dall'altro, si confrontano le varie alternative, viene detto che queste proposte sono in uno stato embrionale, così ingenue e superficiali, da non essere confrontabili con una soluzione che già era stata studiata per più di 20 anni. E quindi si ringrazia il sindaco e se lo rimanda a casa dicendo che va avanti il progetto che già era iniziato nel 2003 con Berlusconi che aveva posto la prima pietra al porto di Malamocco. Ma non perché non si vuole ascoltare l'opinione pubblica, perché la proposta che viene fatta è tardiva. Ormai il progetto è finito, queste altre ipotesi, tipo di mettere la paratoia alla rovescia, spostarla, sono piccole variazioni che non cambiano la natura dell'intervento. È stato deciso, infatti, sin dall'inizio, di creare un'opera sott'acqua che non si vedesse. D'accordo tutti? Perché sto vincolo l'ha messo la soprintendenza. Adesso il vero problema non è che se si poteva fare meglio, ma di domandarci perché, se vogliamo, storicamente tutti erano d'accordo di chiedere un'opera impossibile. Forse speravano di avere i soldi di non far niente perché era impossibile farla sott'acqua. Ma adesso che è stata fatta sott'acqua, il problema è di far costare meno la manutenzione e quindi di introdurre quelle migliorie che permettono a quest'opera di costare meno, non certo di collaudarla. Cosa vogliamo collaudare? È stata fatta con tutti i crismi dell'ingegneria, con i calcoli matematici che hanno descritto la resistenza dei materiali in tutte le condizioni. Sono stati fatti modelli fisici in scala diversa per fare le prove al reale, cambiando la scala per togliere gli effetti della scala ridotta, tipo la viscosità, ed si è dimostrato che l'opera non ha problemi di stabilità, non ha risonanza. È inutile che Ditella continua a dire che lui ha fatto uno studio che ha la risonanza, uno studio che ha pagato il sindaco, non si sa perché. Non ti sento più, Giovanni. Giovanni, mi senti? È andata via la banda, non ti sento. Adesso mi sembra di sì. Ci sei? Stai andando tratti. Mi senti? No, è andato via l'audio. Allora, tre commissioni internazionali hanno esaminato il progetto. Il più grande esperto di idrodinamica, professore Chang Mei, che era esperto internazionale di una commissione voluta dal Ministero dell'Ambiente, quindi non di parte, ha fatto studi con ben 7 dottorandi da tutto il mondo che hanno lavorato per quasi 15 anni.
a vedere in tutti i modi come si comportano le paratoie quando c'è l'onda. Ed è stata esclusa la risonanza. C'è un rapporto che potete leggere nel sito del Magistrato alle Acque Consorzio Venezia Nuova, in cui si spiega l'esito di queste verifiche. Ma perché nessuno lo dice? Cioè, si continua a pubblicare il parere di due persone che avevano l'interesse di passare alla storia come quelli che hanno fatto un'opera più bella e meno costosa del Mose. È come uno che monta in testa a un toro, che uno che monta in testa a un elefante, gli becchetta nelle orecchie e dice: sono io che comando l'elefante. No, tu sei un uccellino che disturba l'elefante. Senti, io ti ringrazio e vorrei concludere dicendo, mi permetto di dire una cosa, che il vero costo del Mose non è stato dato solo dall'investimento nudo e crudo, ma da tutto il tempo che si è perso per la realizzazione, che abbiamo perso anni e anni per ascoltare persone che la proposta più intelligente era quella di avere stivaloni più alti, non sto dicendo fesserie, erano proprio quello che dicevano in certi ambienti. E certo, il Mose non serve, basta. E poi il costo che c'è stato di tutte quante le alte maree eccezionali che senza protezione hanno causato danni ingentissimi. Quindi se nel momento tu che... Ho capito, tu vorresti mandare il costo a loro perché con questa distrazione di massa si sono resi colpevoli dei ritardi e forse anche del fatto che poteva costare meno. Se invece di dire che il Mose non funziona si fosse aperta una class action sui costi del Mose, forse a quel punto, prima ancora dello scandalo della corruzione, si poteva costruire un Mose a un prezzo inferiore. Mentre creando questa cortina di il Mose è inutile, il Mose è sbagliato, non si farà mai, alla fine chi l'ha fatto l'ha potuto fare coi prezzi e a tariffe che voleva lui, corrompendo magari anche la pubblica amministrazione. Quindi i cittadini sono stati distratti. Il vero problema non è se il Mose funziona o no, ma quanto costa. E perché non hanno chiesto quanto costa? Hanno detto solo che non funziona, perché sono bravi. Volevano far bella figura, ma l'hanno fatta a danno dei cittadini. Concludiamo qui perché sennò è troppo lunga. Grazie mille Giovanni, a presto. Ciao, alla prossima. Ciao, grazie.